Presidente Cappellari, venerdì scorso il Presidente Fontana ha effettuato una visita a Mantova, soprattutto nelle zone colpite dal sisma. È stato per lei l'occasione, che anche il subcommissario per il post-sisma, per fare un bilancio dopo 7 anni. Cosa ci può dire? Sì, la seconda visita del Presidente nelle zone del sisma, la prima l'anno scorso in concomitanza proprio dell'anniversario, e la seconda appunto venerdì scorso. Abbiamo fatto insieme anche con i sindaci il punto della situazione. Beh, che dire, la situazione della ricostruzione privata è molto avanti e ad un ottimo punto, quella pubblica è decisamente più indietro, e l'impegno dei prossimi 2 anni sarà appunto quello di concentrarsi al massimo sulla ricostruzione pubblica. Regione Lombardia tanto ha fatto, sappiamo che di complessivi 900 milioni di euro del pacchetto, diciamo così, sisma, 60 milioni sono stati messi con risorse proprie di Regione Lombardia, e ancora adesso, per esempio, prossimamente andrà alla fine dell'anno, verranno sottoscritti degli accordi di programma per aiutare i comuni ad acquisire, quantomeno i comuni che ne hanno fatto richieste, che avevano le condizioni per aderire, accordi di programma per l'acquisto di immobili che resteranno poi in proprietà al comune stesso, e per questo nelle prossime sedute di bilancio andrà al voto un emendamento per dare già i primi 600.000 euro a questo fine. Per quanto riguarda invece gli edifici privati, a che punto siamo? Perché sappiamo che saranno riaperti, sono già state aperte molte chiese, per esempio. Sul fronte privato invece? La ricostruzione. Con le abitazioni siamo molto, molto avanti, prevediamo di concludere tutto nella data stabilita, anche se l'intento è proprio quello di posticipare di 2 anni il termine del 31-12 del 2020, quindi portarlo al 31-12 del 2022, la fine dello stato di emergenza, perché questo ci consente anche di mantenere i tecnici deputati proprio all'aiuto, all'ausilio delle pratiche, e anche quelle pubbliche appunto che hanno invece molta strada ancora da fare. Ecco, venerdì scorso è stato siglato un addendum all'accordo del 2015 sul post-sisma, ma si sono affrontate altre questioni del Mantovano, per esempio la Cremona-Mantova. Sì, durante i 2 incontri che ci sono stati, si sono stati affrontati diversi temi infrastrutturali che il territorio sente in maniera appunto importante. E tra questi, la Cremona-Mantova, ci sarà l'incontro il 30 di luglio, un incontro calendarizzato da inizio anno, proprio perché avremo modo di valutare quelli che sono i documenti che sono stati forniti all'assessorato infrastrutture di regione, per valutare il prosieguo appunto di questa opera importante. Grazie.